Ieri è arrivata la notizia del ritorno in patria di Silvia Romano, presa in ostaggio in Somalia, se non ricordo male, o in Nigeria, da parte di terroristi, e tenuta prigioniera fino a ieri. Sentivo mentre durante il pranzo che parlavamo di questo argomento e diciamo. Non eri molto contento di come Conte ha gestito anche questa situazione. No, diciamo, qui c'è il problema se in questi casi, trattandosi di gruppi terroristici che usano questi rapimenti a fine di finanziamento, se sia giusto o meno pagare un riscatto. Altri paesi dicono, gli americani, gli inglesi, che loro non pagano mai riscatti. Non so se sia vero. Secondo me, sì, spesso in qualche modo si pagano. Quello che mi pare poco appropriato è andare a prendere questa ragazza all'aeroporto in pompa magna. Se l'avesse liberata un blitz delle forze speciali, cioè se i servizi segreti italiani avessero fatto un'operazione, diciamo così, di ardimento con cui liberarla, capisco che si voglia andare a. Ma se si paga un riscatto, che ci vai a fare? E che spettacolo è questo del ministro degli esteri, del presidente del Consiglio, che fanno a gara, che si litigano, come si è detto sui giornali, ci voglio andare io, no, ci voglio andare tu, non mi aspettavo. E che pubblicità buona c'è nel farsi vedere sotto braccio a una ragazza che per disperazione si è convertita o perché si è convertita e viene vestita come cioè la misura, questa classe dirigente non sembra avere il senso della misura. Cioè crede che tutto sia pubblicità, anche quello che secondo me è contro pubblicità, perché alla fine non è una gran pubblicità che lo Stato italiano va felicemente a celebrare il fatto di aver pagato un riscatto. Quindi, maggiore riserbo, meno enfasi. Come diceva un commentatore francese secoli fa, pas trop de zèle, non ci mettete troppo zelo nelle cose che fate, vorrei dire agli uomini politici italiani. Però, insomma, ho letto sui giornali stamattina che anche altri rapiti da gruppi islamici sono tornati dicendo: beh, abbiamo capito, siamo diventati anche noi, siamo convertiti anche noi all'islamismo. Vediamo, tra qualche mese vedremo se questa ragazza, lei è la meno colpevole, diciamo così, perché una persona che viene a 20 anni, viene rapita, tenuta 2 anni in condizioni spaventose, avendo paura di morire, può fare qualunque cosa pur di attenuare la sua condizione. Se deve convertirsi, si converte, diciamo così. Quindi lei ha tutta la mia comprensione. I ministri del governo italiano non ne hanno, da parte mia, nessuna. Se la facevano andare a prendere dai servizi segreti, era tanto di guadagnato. Ieri, in verità non ci sta molto altro di cui parlare per quanto riguarda coronavirus, però se non di dire che ieri c'è stato il numero più basso di contagiati da oltre forse quasi un mese e mezzo. Sì, mi pare il dato più Eh importante è questo. sì, infatti. Vediamo, Vogliamo. Eh aspettiamo, sì, sai, intanto dobbiamo aspettare dobbiamo ancora un po' aspettare. per vedere la fase 2. Vogliamo parlare del Sì, a nostro. me diciamo, nell'81 ci fu questa svolta storica nella vita italiana, cioè per la prima volta dal 1946. Presidente del Consiglio non fu più un democristiano.
Grazie al fatto che Pertini era Presidente della Repubblica ed era un uomo coraggioso nelle sue determinazioni, nonostante che la Democrazia Cristiana fosse ovviamente ferocemente contraria all'idea di perdere questa centralità, complice lo scandalo della P2 che aveva coinvolto più o meno tutti i numeri due di tutte le correnti democristiane, cioè si vedeva che c'era il capo di gabinetto di Forlani, un uomo di Andreotti, insomma era tutto uno spettacolo, questo della P2 un porcaio, diciamo francamente. In una situazione molto difficile, con il terrorismo, l'inflazione molto forte, uno scandalo di quelle proporzioni, Pertini chiamò Spadolini e Spadolini accettò. Ti devo dire, non l'ho mai scritto, perché io ebbi delle riserve fin dal primo giorno su questo. Perché da un lato capivo l'importanza straordinaria di questa svolta. Dall'altra però dicevo tra di me, lo dissi anche a Spadolini che non mi ha mai, da allora i nostri rapporti sono stati, dicevo tra di me e dicevo a lui, ma come fa un partito che ha il 3%, che questo noi avevamo il 2,9, il 3%, cioè ha 20 deputati, ma come fa a guidare un governo? Cioè, con una Democrazia Cristiana ostile perché gli è stato tolto il governo, con i socialisti che sono in opposizione molto critica, senza il sostegno dei comunisti che sono tornati all'opposizione, ma è in una situazione così difficile, ma noi che cosa possiamo combinare? Naturalmente molti mi dicevano nel partito, ma tu sei come sempre, non hai l'ottimismo della volontà, io ho sempre avuto l'ottimismo. Sempre stato convinto che ci vuole l'ottimismo della ragione, cioè che quando trovare delle buone ragioni per fare le cose, ma l'ottimismo della volontà, cioè dire la situazione è difficile, ma io mi butto, questo io non l'ho mai amato. Se la ragione non dà motivo di ottimismo, la volontà è soltanto una superficialità, buttarsi avanti e dire ma io nonostante, se uno crede nella riflessione. Se la riflessione indica una conclusione, la conclusione non può essere superata da un atto di volontà. Questo l'ho già detto, ho sempre avuto in antipatia questa frase, il pessimismo della ragione e l'ottimismo della volontà, che credo sia attribuita a Gramsci. Ho sempre pensato che il ragionamento è il fondamento delle decisioni, non la volontà. E quindi dicevo a Spadolini, scusa, ma noi come facciamo? Noi rischiamo, abbiamo costruito l'immagine di un partito critico che nella sua senso di responsabilità sta nei governi, nelle maggioranze, ma sempre sapendo che rappresentiamo il 3% degli italiani, cioè una minoranza anche di qualità, perché una parte del mondo produttivo, una parte del mondo intellettuale guardava con molta attenzione al Partito Repubblicano, come guarderebbe oggi a un partito di questa natura. Ma era il 3%, e quindi erano 20 deputati, 15 deputati su una maggioranza di 330 e su un Parlamento di 650 persone. Diceva Spadolini, tu ti carichi addosso il terrorismo, l'inflazione, lo scandalo della loggia P2, ma come ne esci? Non come entri, come ne esci? Spadolini naturalmente era un uomo ottimista, era talmente convinto della sua qualità, era un uomo non vanitoso, Spadolini era un uomo molto, molto intelligente, diciamolo, forse un ritratto, io non l'ho fatto, un ritratto, forse dovrei dedicare un po' di tempo a fare dei ritratti dei principali esponenti repubblicani che ho conosciuto, che poi sono. Oltre a mio padre, sono fondamentalmente Spadolini e Visentini, le personalità più interessanti che avevo conosciuto. Spadolini era un uomo intelligentissimo, coltissimo e di una vanità
consapevolezza del suo valore, che andrà secondo me anche al di là del giustificato. Ma Montanelli una volta lo ritrasse in maniera straordinaria, era spiritosissimo quando voleva. Disse: tutti noi amiamo noi stessi. Spadolini è l'unico che è ricambiato, cioè aveva un tale amore verso se stesso che era addirittura. E quindi si dedicò a questa cosa con grande passione. Era un uomo duro Spadolini, nell'apparenza, con quella sua aria, era un uomo grosso, pesante, pesava 130 kg, era rotondo. I caricaturisti lo descrivevano come un fanciullone, grasso. Spadolini era freddissimo. Sempre Montanelli disse: se volete capire Spadolini, non guardate il sorriso, guardate gli occhi che sono di ghiaccio, anche quando ride. Era un uomo molto, molto freddo nei suoi giudizi e molto capace di capiva molto, un uomo a suo modo profondo. Io ho sempre pensato una cosa che si diceva nella Francia dell'Ottocento, non mi ricordo se di Lamartine o di un altro, di cui disse: è un uomo che vedrebbe lontano se non ci fosse di mezzo lui stesso. Cioè, quando Spadolini parlava dell'America, della Russia, era molto interessante perché non era coinvolto lui, era acuto, era un giornalista, capiva velocemente. Quando c'era lui in mezzo perdeva la testa, cioè era talmente convinto che il futuro dell'umanità coincidesse con il futuro di Giovanni Spadolini che era difficilissimo. E quindi era un uomo difficile, un uomo con un fondo di cattiveria. In questo assomigliava a Visentini, che anche lui era un uomo cattivo, cioè no. Ma mentre Visentini appariva e voleva apparire cattivo, Spadolini appariva e voleva apparire buono. Invece avevano ambedue freddezza, determinazione. E quindi partì in questa avventura. Io, come ti ho detto ieri, rimasi nel ministero, rimasi ministro del bilancio, mi pare che ci fosse ministro dei beni culturali Oddo Biasini, una persona di grande valore, di grande qualità umana, che veniva dalla Romagna, era stato segretario del partito negli ultimi anni, la segreteria di mio padre. Ma chi era in grande difficoltà ero io, che ero in mezzo tra questi due ministri molto combattivi, Andreatta, democristiano al tesoro, e Rino Formica, socialista alle finanze. Andreatta naturalmente cercava di, lo voglio dire con molta, è un uomo per bene, intelligente, ma non faceva il tifo perché sul piano economico Spadolini avesse successo, perché la Democrazia Cristiana doveva per forza puntare al fallimento di Spadolini per tornare al potere. E Formica, che era il principale collaboratore di Bettino Craxi, aveva il problema di preparare il terreno a un nuovo governo. Capimmo dopo, qualche anno dopo, nell'83, dove io ebbi uno scontro durissimo con Spadolini e con Visentini, che c'era stato un accordo segreto tra lui e Craxi. Cioè Craxi, quando Pertini aveva dato l'incarico a Spadolini, i socialisti avevano sostenuto con forza l'incarico repubblicano. Evidentemente perché Spadolini gli aveva detto: poi tocca a te. E quindi quando nel 1983, dopo le elezioni che videro un trionfo del Partito Repubblicano, ci fu la formazione del governo, io dissi: ma perché dobbiamo sostenere un governo Craxi? E Visentini e Spadolini, per ragioni diverse, si schierarono fortemente a favore del governo Craxi e l'Italia ha avuto 5 anni del governo Craxi. Io passai all'opposizione nel partito perché dicevo: Craxi significa la fine della solidarietà nazionale, cioè significa, è sostanzialmente, il governo Craxi è l'espressione, mentre ancora Spadolini poteva essere considerato un governo nello spirito della solidarietà nazionale, perché era il leader del Partito Repubblicano, che della solidarietà nazionale era stata parte importante insieme con Berlinguer e con Moro. Craxi era stato il nemico della solidarietà nazionale e mi sembrava che passare,
fare un governo Craxi voleva dire rompere definitivamente con il Partito Comunista, con la possibilità di evolvere in quella direzione e aprire l'Italia a una crisi che è stata una crisi devastante. Cioè, Craxi ha governato dal 83 all'87, poi è tornato Andreotti con le centrosinistre, e poi dal 91-92 è franato tutto. E quindi sostanzialmente è stata una rovina. Spadolini, secondo me, governò male. Lo dico perché glielo dissi in direzione del partito, glielo dissi in faccia, non riuscì a fare nulla. Però riuscì a dare l'impressione che provasse seriamente a fare. Ebbe qualche successo nella lotta al terrorismo, forse perché era stata bonificata gli apparati di sicurezza dalla P2, non ebbe alcun successo nella lotta contro l'inflazione, ebbe la catastrofe nel bilancio dello Stato, perché i socialisti da una parte e i democristiani dall'altra non collaboravano minimamente a tenere sotto freno la finanza pubblica. Quindi io ero ministro del bilancio, quindi vedevo il disastro sotto gli occhi, non ne potevo più. Ti confesso che quando finì il governo in una rissa tra democristiani e socialisti nel dicembre del novembre del 1982, io trassi un sospiro di sollievo, dissi meno male, me ne posso andare perché non ne potevo più. Quindi Spadolini andò, governò, ti ripeto, avremmo grandi difficoltà. Quando cadde però su uno scontro tra democristiani e socialisti, l'opinione pubblica reagì con molta simpatia. E quando andammo alle elezioni, 6 mesi dopo, nell'83, i repubblicani ebbero un trionfo, trionfo per le misure repubblicane, cioè passammo dal 3 al 5%. Numero che non avevo mai preso, se non nel 1946 e nemmeno, e che mio padre, che pure aveva una forza politica, un peso culturale straordinario, non era mai nemmeno avvicinato. Cioè Spadolini era riuscito a trasformare una situazione politicamente sbagliata in un grande successo, ma i repubblicani l'hanno pagata cara questa, perché la caratterizzazione di intransigenza azionistica che noi avevamo, l'abbiamo perduta. E ancora più l'abbiamo perduta quando poi Spadolini e Visentini accettarono di entrare nel primo governo della legislatura dell'83, il governo Craxi, uno ministro della difesa e l'altro ministro delle finanze, cioè in due posizioni minori per un partito che aveva avuto un grande successo alle elezioni e aveva avuto la presidenza del Consiglio. Glielo dissi in tutte le maniere, ma naturalmente non ci fu niente da fare. Io credo che la crisi del Partito Repubblicano, che poi è scoppiata molto dopo, ha avuto tante vicende, sia cominciata con l'apparente successo del governo delle elezioni dell'83. Io ebbi una soddisfazione personale perché non solo Spadolini a Milano prese il 16%, ma noi a Torino, la città di Torino, prendemmo il 16% anche noi, cioè elessero 7-8 deputati in Lombardia, noi ne eleggemmo 6 in Piemonte, che è più piccolo della Lombardia. Cioè io fui portato da quella situazione a un successo, però sapevo che l'Italia era in una crisi molto profonda, e da quella crisi, da quell'aumento del debito pubblico, da quell'esplosione del debito pubblico, noi non ci siamo più ripresi, ce lo portiamo presso dopo 30 anni, perché Spadolini non aveva accettato questa lezione, secondo me fondamentale, della politica, che se non hai dietro l'esercito, cioè se non hai dietro la maggioranza del Parlamento, non puoi governare. Sull'equilibrio, io penso a Conte, che non rappresenta né il PD né i 5 Stelle. È un'operazione di equilibrio, ma che lui possa davvero incidere sulle condizioni del paese senza avere alle spalle una parte importante del Parlamento, questo io non ci credo. È una contraddizione in termini, e difatti lo si comincia a vedere. Mi fermerei qui, caro Tommaso. Grazie. Che ne dici di Beh, molto queste interessante, riflessioni? Sono molto. riflessioni anche amare,
Perché io ho amato il Partito Repubblicano Eh beh, sì, moltissimo chiaramente. e l'ho visto, Crollare davanti ai tuoi occhi, beh, quasi. l'ho visto ammalarsi di successo. Anche la qualità peggiora moltissimo, perché sai, una cosa è avere il successo in politica è sempre molto pericoloso. Certo. Va A bene, domani. grazie, a domani.